Ciao Vez, benvenuti in un nuovo video su Big Yugi House e oggi con il video delle combo di Adamancipator Rankies, diciamo la versione Total Extender che avevo portato qualche giorno fa, e oggi facciamo delle mani di prova più che altro perché Adamancipator come al solito non ha delle vere e proprie combo perché dipende sempre da quello che cerchiamo e da come partiamo. In ogni caso cominciamo subito perché sarà un video combo molto lungo e si chiama 5... Prima carta, segni l'immobiliatore, ottima. Se abbiamo un irremobiliatore in mano, siamo a cavallo. Prankitz, acqua, che sfiga. Cercatore, Phantasmay, non è male, se ne è un secondo. E Parallelex Seed, not bad. L'unica cosa è che o facciamo la combo un po' scarsa con il Prankitz acqua o cerchiamo di cercatore e speriamo in bene. Sinceramente la cosa migliore da fare qua Prankitz acqua, soprattutto perché se noi facciamo cercatore al nostro avversario ci fa Ash, noi non facciamo più niente effettivamente, perché lui ha un 1200 quindi non possiamo neanche fare al Mirage. L'unica sarebbe fare Prankitz acqua e utilizzare parallelo, quindi farei così e vediamo cosa succede. Quindi a sto punto farei subito Prankitz acqua normal, farei il Link, miao miao, effetto Prankitz acqua, chain 1, effetto parallel, chain 2, andiamo a evocare parallelo sotto la zona Link e andiamo a attivare l'effetto del blu di acqua. Acqua ci aggiunge 1000 e andiamo a evocare il Rock dal deck. Partire con l'acqua è un po' brutto perché non vi permette di fare scaletta tre volte. Adesso siamo andati alla roccia, però la roccia non può evocare se stesso, quindi ci bloccheremo con i Prankitz. Partirà l'effetto di Parallelex Seed, andiamo a evocare dal deck Parallel. E qua abbiamo due possibilità: o facciamo Gokimaru Guardian e andiamo avanti con la combo, o facciamo l'uccellino Prankitz. Ma sinceramente, ora come ora, terrei Miao Miao Mu in campo. Andrei a fare subito Granito Valoroso, così andiamo a cercarci Researcher. E visto che abbiamo anche l'estender in mano, direi che è una buona cosa. Andiamo a prendere Researcher. Evochiamo Ricercatrice. Effetto Ricercatrice, tiriamo fuori Fornitore, Researcher di nuovo, Roccia Blu, Guardiano Gokimeru e Gokimeru Saplir. Io direi di tirar fuori Gokimeru Guardian. Però possiamo tirare fuori anche la roccia blu, anche se in realtà per pescare uno, anche se in realtà abbiamo già l'acqua al cimitero, quindi non abbiamo necessità di tirarla fuori per Draghite. Quindi una cosa in più. Fornitore Gokimeru, sì, è un extender che ci porta un altro Gokimeru Guardian in mano. Però fin là, nel senso, magari terrei Gokimeru Guardian e vediamo cosa succede. Così siamo protetti dalle Entrap e possiamo continuare il nostro combo tranquilli, possiamo dire così. A questo punto, essendo che abbiamo ricercatore in mano, lo andrei a evocare subito, non attivando l'effetto perché non posso. Farei Ricercatrice più Miao Miao Mu, farei Alkifibrax. Alkifibrax F andrei a prendere dal deck Zombiuntore. Alkifibrax è un pezzo di combo, quindi dovete farlo più o meno in tutte le combo. È quello che vi permette di tirar fuori Guerriero Satellite, che non è una brutta cosa. A questo punto io farei Zombiuntore più Roccia Spasso. Evocherei Rapacite. Effetto Cercatore. Vediamo cosa troviamo. Ash, Phantasmay, Doki Doki non sarebbe male. Non è grandioso visto che non abbiamo nessuna roccia in mano, però è comunque un 2 e possiamo farci Araldo molto semplicemente, quindi io lo terrei là, buono. Quindi io farei subito Araldo a questo punto. Araldo, visto che abbiamo segni rumoriatore, io giocherei subito segni rumoriatore, rievocherei cercatore e, per non saperne leggere né scrivere, andrei a incimarmi con segni analista. Non serve, sto overstendendo un pochettino, però di cazzo dobbiamo fare una board almeno decente, la incimiamo nel deck. A questo punto io farei granito valoroso più cercatore. Porterei fuori un Link, che sarà IP Mascherena. Effetto Rapacite. Evocherei a questo punto Analista. Volendo, sì, potrei evocare Analista. Ho Zombiuntore, quindi non ho problemi a fare Rank 8 tranquillamente. Link al cimitero se li ho, quindi posso fare anche Savage in caso. Diciamo che Analista sì, è carino, però in questo preciso istante non ne ho così tanto bisogno. Non ho modo di togliermelo dalle scatole. Volendo potrei tenerlo nel deck, perché comunque lui e lui devono diventare Abyss Dweller, perché devo togliermi dai scatti e non voglio togliere Araldo sicuramente. Rapacite più un Zombiuntore mi fa Draghite o Savage a seconda delle esigenze. Direi che non è neanche male come board. L'unica cosa è che non ho una carta da giocarmi con IP Mascherena a questo punto. Ce l'avrei Phantasmay se il mio avversario inizia a evocare un Link. Potrei dire di sì. A sto punto farei
Non evoco una lista, lo tengo nel deck per avere standard futuri. Evoco piuttosto Roccia Spasso. Roccia Spasso più Guardiano Gokimeiru farei Abyss Dweller. Però effettivamente Zombie Untore per evocarsi devo incimare una carta, quindi GG. Al nostro amico Phantasmay farei Zombie Untore più Rapacite. Faccio o Draghite oppure Savage. A questo punto sono uguali. Se faccio Savage ho comunque il link al cimitero, quindi posso equipaggiarli. Mio Miamu non diventa un gigante perché diventa un 3005, però un 3005 carino, ci sta. Zombie Untore viene bandito. Qua decidete voi, sinceramente farei... L'idea qua sarebbe, il prossimo turno, se riusciamo ad avere al cimitero la roccia blu, quella che riesce a mescolare, possiamo rifarci Draghite. Oppure facciamo Savage e teniamo Draghite nell'extra per il prossimo turno, anche se probabilmente con una board del genere il nostro avversario ha dei grossi problemi. Primo perché abbiamo un calibro carica che può negare, un araldo della luce d'arco che può negare, Omnigate tutti quanti. Abyss Dweller che nega il cimitero, in questo meta è abbastanza forte. IP Mascherena che insieme a Abyss Dweller possiamo fare unicorno, però non abbiamo carte in mano. Turno al nostro avversario, la prima negate sarà calibro carica, sicuramente. Attiviamo l'effetto di Alky Fibrax, ricordatevi di non farlo in chain a qualcosa perché sennò la macchinetta non parte. Ce lo banniamo, andiamo a evocare Formula Synchro. Formula Synchro effetto, andiamo a pescare una carta, che è il nostro Drago Phantasmay, quindi abbiamo un'altra negate, ce ne siamo incimati. Cosa forte se la facevate prima? Se la fate come prima cosa che fate nel turno, avete IP Mascherena viva, perché avete Abitante d'Abisso e avete Phantasmay da scartare in caso. Colpo finale, effetto Formula Synchro dopo aver pescato, utilizziamo Savage che ha negato, quindi sì, non buttatelo via a caso, ed evochiamo Guerriero Satellite. Ovviamente buttatelo via a caso quando il vostro avversario fa Normal Zodiac, che è l'unica cosa che potete fare. Guerriero Satellite ci permette di spaccare fino a 3 carte sul terreno, quindi se il nostro avversario ha fatto Normal Special Special, sono 3 carte distrutte sicure. Se utilizziamo anche Araldo della Luce d'Arco possiamo spaccare fino a 4. Lui si pompa praticamente infinito, mettiamo che spacchiamo dalle 2/3 carte, lui diventa un 4000-5005, quindi il prossimo turno possiamo tappare 10 volte. Se il prossimo turno il nostro avversario, ovviamente abbiamo attivato Abyss Dweller, se il prossimo turno il nostro avversario ha praticamente campo vuoto grazie alla nostra fantastica board, mettiamo che abbiamo negato con Araldo, peschiamo un Ash, va più che bene, magari non abbiamo usato più Mascherena perché cioè, il Guerriero Satellite fa il caffè praticamente. Facciamo normal lei, utilizziamo Abyss Dweller più IP Mascherena, facciamo Accesco e qua la partita è praticamente vinta. Abbiamo un 4005 con un 5000, un 4003 che spacca 1-2 carte, neanche male, anche se abbiamo penso spaccato metà board al nostro avversario. Se ha fatto Link abbiamo evocato anche Phantasmay, quindi GG, direi GG. Proviamo un'altra mano di prova. La combo alla fine sarà sempre la stessa, varia a seconda delle mani che prendete. Se prendete una mano piena di ricercatori, fate una combo. Se prendete una mano piena di Ren 4 Turbo, fate granito valoroso e sperate di pescare qualcosa con Researcher. Se prendete una mano un po' più meh, bisogna vedere cosa succede e via così. Quindi non ha una combo fissa, come ho detto all'inizio. Bisogna un po' provare a tirar fuori delle board. Sinceramente, come avete visto, ho fatto una combo. Potevo migliorarla in 10 modi diversi. Ho deciso di farla in una strada e comunque sono arrivato al mio obiettivo. Se riuscite a trovare con la mano che avevo prima una strada migliore, buon per voi. Cioè, l'obiettivo del mazzo è quello di riuscire a trovare una strada migliore di fare la combo, evitando di fare tanti giri incredibili, magari che ho fatto io. Magari quella board potevo farla in 10 modi diversi migliori. Adesso ne proviamo un'altra e vediamo cosa riesco a tirar fuori. Questo è anche divertente perché vi fa... è un po' diverso, cioè non è sempre la stessa menata, tipo Infernobile. Seconda mano di prova, parallelo, non male. Analista, Ash, una entrap. Mostro resuscitato, ottima, e un'altra analista. Partire di due analista non è mai divertente, però avrei preferito magari una ricercatrice piuttosto che analista, anche perché ora come ora devo avere il culo di beccare una carta. Se non becco niente con analista, probabilmente la mia combo finisce qui. O spero di tirare Ash al mio avversario così a caso e di fargli mostro resuscitato, non lo so. Boh, proviamo con analista. E speriamo in bene. Se non troviamo niente è secca persa. Se troviamo qualcosa possiamo continuare. Vediamo. Ricercatrice, Gokimeru Guardian,
Non male, preferivo altro. Ash, cercatore e segni irremovibilatore. Avevo detto che preferivo altro. Preferiamo altro. Vabbè. Hai preferito magari un Prankitz a sto punto. Vabbè, guardiano Gokimeru che andrà a essere linkato subito. Vabbè, mi dispiace. Qui possiamo fare o granito valoroso e portiamo Researcher. Gli facciamo tipo mostro suscitato su Gokimeru Guardian, così il nostro avversario non ci fa niente. Oppure portiamo Needle Fiber, evochiamo anche Seeker a questo punto, lo possiamo rievocare come suscitato, abbiamo parallelo per cercare. Sì, da un certo punto di vista possiamo giocarcela in entrambi i modi. L'unica cosa è che in uno ci becchiamo Nibiru, nell'altro non ci becchiamo Nibiru. Facciamo quello che possiamo beccarci Nibiru, giusto per fare la combo un po' più forte, possiamo dire così. Granito valoroso dobbiamo sempre sperare nella ricercatrice che becchi qualcosa, mentre il Needle Fiber tiriamo fuori sicuramente qualcosa. Attiverei l'effetto di Needle Fiber. Chain 2, evochiamo Parallel. Parallel è best card qua dentro, poi tirate fuori un 2-4 che fanno granito valoroso, quindi ottima. Visto che abbiamo mostro suscitato, io tirerei fuori Seeker, così abbiamo tutti e tre che girano e non è affatto male. Qua ci becchiamo Nibiru, cioè non c'è niente da fare, però questo è. Magari lo evochiamo in una zona che non è puntata da Needle Fiber. Evochiamo Parallel Exceed e qua possiamo andare avanti. O facciamo granito valoroso, che non è male, oppure facciamo Rapacite, rievochiamo con mostro suscitato Seeker e vediamo cosa fare. Avrei preferito segni irremovibilatori qua, però vabbè lo stesso, ci adattiamo. Vediamo, pensiamo, se io faccio granito valoroso porterei fuori Researcher, Searcher evoco, avrei due tunnel in campo, devi fare tipo un IP mascherena, poi dipende sempre da quello che cerchiamo con Researcher. Se ci va bene, bene, se ci va male, male effettivamente. Invece se io faccio Rapacite, posso sperare di pescare qualcosa da qua. Qua va un po' a fortuna, diciamo che quella che conviene di più forse è fare effettivamente granito valoroso e a darci quello che ci serve subito, quindi io farei granito valoroso. Effetto granito valoroso, stacco 1, prendiamo Researcher, evochiamo ricercatrice, attiviamo l'effetto ricercatrice, se troviamo un 4 ottimo. L'altro parallel, Nibiru che non possiamo evocare, evocherei Gokimeru Supplier. Effetto Gokimeru Supplier, andiamo a cercare un guardiano Gokimeru dal deck. A questo punto Seeker più Gokimeru Supplier farei Rapacite. Rapacite può tirare fuori quello che vogliamo, tanto nel lista abbiamo già utilizzato, abbiamo il mostro resuscitato per Seeker, quindi vediamo di tirare fuori magari un 4 possibilmente. Segni il rumoriatore, la pietra blu, non male, assolutamente mi serviva l'acqua. E Gokimeru Supplier, sinceramente tirerei fuori la pietra blu. Andrei a pescare uno, peschiamo ricercatrice, che abbiamo già evocato, quindi la teniamo in mano per il futuro. Prossimo turno, se il nostro avversario ci smonta la board, abbiamo delle ripartenze, ottimo. A questo punto, allora dobbiamo arrivare a fare Dragite, che possiamo già farlo. Possibilmente Araldo, però dobbiamo tirar fuori con Seeker Doki Doki. Fattibile, ma non sicuro al 100%. Vorrei andare a fare anche Abitante dell'Abisso a sto punto. Quindi farei così. Ricercatrice più granito valoroso, IP mascherina. Tanto carte in mano ne abbiamo parecchie, quindi non è un problema. Mostro suscitato, tiriamo fuori Seeker. Attiviamo l'effetto di Seeker e speriamo di pescare qualcosa, tipo un altro 4. Grazie, grazie, grazie mille. Possiamo fare anche Rocky. Rocky, Rocky ha senso, Rocky. Sinceramente è uguale. Tanto loro due diventano il rank 8 e questi diventano subito Abyss Dweller, senza neanche passare per il via. Tirare fuori cristallo non ha senso perché ne abbiamo già comunque uno al cimitero. E secondo, non posso attivare l'effetto, quindi è molto inutile. Ok, perdo Roxis, però chi se ne frega, sinceramente? Sì, evochiamo Roxis e faccio subito Abitante d'Abisso. Qua sarebbe fare... Aspetta, Roxis, fate prima il negate. Se il vostro avversario è poco furbo, meglio averlo. Abbiamo un link al cimitero, mi sa di no. Esattamente, quindi vedete che non sempre riuscite ad avere un link al cimitero. A questo punto fate, invece di fare Savage, fate Dragite. Non è un Omni Negate per mostri, però ci adatteremo. Facciamo Abyss Dweller e a questo punto passerei il turno. Come prima abbiamo Omni Negate per magie e trappole. Ricordatevi questo, non per mostri, mi disp. Però potete negare una magia, non è male. Soprattutto con le magie forti che ci sono, tipo, non so, Shadow Fusion ad esempio. Abbiamo Abitante dell'Abisso che partirà in standby sicuramente.
o possibilmente quando il vostro avversario ha qualcosa in campo visto la presenza di gamma. Abbiamo la possibilità di avere IP mascherina rapida con abitante d'abisso più mascherina più scartino, che sarà guardiano Gokimeru in questo caso. Successivamente al negated rite attiviamo l'effetto di Aiki Firebrax, evochiamo il nostro amico Formula. Formula andrà a pescare uno, ragazzi, birichini, roccia spasso, va bene. Formula più Draghite, facciamo guerriero satellite e spacchiamo 1, 2, 3. Tre carte sul terreno. Però bisogna dire anche che abbiamo Ash per Mistosauro e la ripartenza per dopo, soprattutto con uno dei due scartati qua, dipende quando avete fatto la macchinetta. Quindi mettiamo che abbiamo scartato Gokimeru Guardian, abbiamo loro due, Fioritura di Cenere. Più, se non vogliamo evocare una lista, possiamo fare Norma Roxis e fare scaletta con i pranchi. Anche perché mi sembra che l'acqua l'ho usata. No, l'acqua ce l'ho ancora nel deck, quindi festa. Facciamo scaletta, facciamo Link 2. Se abbiamo usato IP mascherina, facciamo Access Code e GG. Direi GG parecchio. Non è una board super ottimale, però vi sto facendo vedere più che altro come gira il deck, più che farvi vedere come fare le combo, anche perché dobbiamo sempre giocare contro le mille entrop che si giocano adesso, quindi vari eventuali Ash, Nibiru, Gamma, Delta, Epsilon, tutte quelle là. Quindi sono solo board ipotetiche, sto giocando col mazzo effettivamente. In ogni caso, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo. Consiglio, giocate il mazzo e provate tutte le combinazioni possibili. Io ho fatto tre combinazioni totalmente a caso, senza andare a pensare infinito su cosa fare effettivamente. Bisogna un attimo vedere quale combinazione, capire quale mossa fare, dove giocare, se attivare questa carta, se fare Granito Valoroso prima, se fare Needle Fiber dopo. Dipende sempre da cosa avete in mano, da cosa cercano i ricercatori, quindi provate, fate mani di prova all'infinito, giocate sto mazzo perché è carino. Come detto, non è un super tier 1, è impossibile diventare tier 1 in questo formato, però se la cava, dai, se la cava. In ogni caso, per questo video è tutto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina e come sempre, ciao.